Buongiorno fanciulli, buongiorno fanciulle, come state? Iniziamo quest'oggi con le campane che io sento in lontananza, non so se il cellulare riuscirà a registrarne il suono. E le premesse tecniche, velocissime, un video validità dal momento in cui lo vedete. Parlo come fosse un uomo verso una donna solo per convenzione linguistica. Ho anche il desk sporco qui. Cos'altro? Metto le carte al dritto. Ma le interpreto per come si danno. Se vi va di lasciarmi delle considerazioni e dei commenti, trovate lo spazio qui sotto. Se vi va di sostenermi e aiutarmi a far crescere il canale, mi potete scrivere ed è veloce e gratuito, trovate sempre il tasto da queste parti. Fate attenzione ai canali fake, cioè la versione parallela e tarocca per davvero del mio, così come del canale di alcune colleghe. Perché ricaricano i nostri contenuti, si spacciano per noi, vi contattano e vi truffano, ahimè. E cos'altro? Per i consulti personali potete scrivermi all'indirizzo che trovate nell'info box che è tarocchiviaggioalchemico@gmail.com. Andiamo ad analizzare la seguente situazione: un uomo o una donna che ti interessa, che ha una situazione ufficiale, con il quale ti sei incontrata, incontrato sul posto di lavoro o comunque in un contesto dove ci sono altri uomini o donne, e tu immagini che ci sia anche una sorta di tresca con un collega o una collega. Cercate di capire voi se stiamo parlando di uomini, di donne, date voi il nome, non il genere che non è importante, ma il nome ai personaggi della storia che verrà fuori. E quindi andiamo a chiedere, lui non si è fatto sentire però, quindi in questi giorni avreste potuto comunicare, vedervi anche in maniera ovviamente clandestina, ma tu che ascolti non hai avuto alcun cenno da parte di questo uomo. Allora, andiamo a vedere innanzitutto se tu non fai nulla, se sarà lui comunque a cercarti. Poi, perché non si è fatto sentire? Se hai ipotizzato che magari questo non farsi sentire avrebbe potuto deluderti o farti soffrire, e soprattutto se l'altra, questa eventuale o l'altro, amante, immaginiamo la cosa così, o pseudo amante, supposto amante, fate voi, con lui, con lei, sta cercando di riallacciare, ristabilire un rapporto, se sta cercando di dare un taglio e allontanarsi del tutto. Quindi io direi che possiamo iniziare con queste domande, al di là del rumore che viene da fuori, in questo caso c'è l'autobus, anzi no, il compattatore che ha deciso di ritirare l'immondizia a quest'ora. E direi che possiamo iniziare, poi ovviamente io mi affido alle vostre considerazioni. E davvero grazie perché anche solo dedicare un minuto a questa realtà che in fondo è l'esito della relazione che c'è tra me e voi, per me ha un grandissimo valore. Mi dà soddisfazione, mi dà gioia, mi fa compagnia e crea per me anche famiglia. Quindi iniziamo. Se non ti muovi, sarà lui comunque a farsi sentire? Andiamo a vedere. Tu non fai nulla. Ah, beh, c'è già una carta. Le avevo mescolate prima. Evidentemente questa non l'ho vista. Due addirittura. Wow. Due carte verso di noi e anche al dritto. Quindi, se tu non fai nulla, non sarà semplice. Preparati perché a un certo punto, anche per orgoglio e dignità, ti verrà voglia di fare qualcosa. Non voglio dire necessariamente trattarlo male, scrivere un messaggio infastidito, bloccarlo, no. È un andare a bussare ad una porta per vedere cosa è successo, nel modo più tranquillo e sereno possibile, del genere come va, cosa stai facendo, o anche senza domanda, solo descrivendo qualcosa che fai tu. Oggi sono stata a casa, mi sono occupata di queste cose, cioè un piccolo cenno per capire se dall'altra parte c'è comunque una presenza. E in realtà le carte ti consigliano la pazienza, nella misura in cui lo puoi fare benissimo, perché nessuno ti vieta di agire. Sappi però che quello che semini nell'oggi darà frutti e conseguenze. Quindi la scelta di fare una cosa o di farne un'altra porterà indietro un esito diverso,
vuol dire che è in piena consapevolezza e sei un'imperatrice. La tua consapevolezza e la tua capacità di essere pratica e pragmatica non è assolutamente messa in discussione, anzi, questi punti non sono messi in discussione. In questo caso, le due carte però ti dicono: porta pazienza, qualunque scelta tu farai, perché seminare un seme vuol dire, se tutto va bene, con il tempo necessario affinché si radichi bene e porti poi frutto, raccoglierne in percentuale maggiore se le cose vanno per come devono andare. E anche qui abbiamo lo stesso concetto: portare questa moneta in deposito, lasciarla, quasi dimenticarsene, per vedere poi quello che torna indietro, dove non perdi il capitale, tu non fai una cosa azzardata e dovresti riscuotere poi un valore aggiunto, un interesse. Allora, colleghiamo gli elementi che sono usciti. E fuori di metafora, il messaggio è: puoi agire se lui non si fa sentire. Quindi la risposta sembrerebbe: guarda che la domanda non può essere posta per come la state ponendo. Se tu non agisci, lui che farà? Perché le carte sembrano dire: non aspettarti nulla indietro da lui, se non qualcosa che può tornare indietro, ma per una tua azione. Allora, qual è l'azione migliore da compiere? Un'azione calma, tranquilla, che non sarà risolutoria, ma che va solo un attimo a smuovere le acque. Quindi, comunicare, scrivere un messaggio, una cosa serena e poi attendere. Allora la domanda è, perché ovviamente adesso andiamo ad approfondire, se tu ti comporti in questo modo e con un messaggino magari gli dai il buon fine settimana, il buon inizio di settimana, dall'altra parte che cosa succede? Perché poi non farlo ti porrebbe in una condizione interiore di miseria e privazione. Se questa monetina tu non la vai a depositare, non la metti, no, in banca, come il seme sotto la terra, arriva qualcuno che all'improvviso prende e te la porta via. Arriva l'uccellino, prende e se la mangia. Quindi non perdere l'occasione di fare un qualcosa, purché questo qualcosa non si riveli un gesto o una parola che possa in qualche modo alimentare il fraintendimento o la discussione. È lui. Allora, mettiamola così. Probabilmente sono stati dei giorni in cui ha dovuto semplicemente prendersi a sua volta cura di altre situazioni. Non è stato libero di comunicare, non avrebbe potuto proporti nulla, tanto poi lo vediamo con la domanda perché non si è fatto sentire. È felicissimo se tu lo cerchi, così come ti stai ponendo tu il problema perché non si fa sentire indirettamente anche lui con il pensiero, viene verso di te con la fantasia, si domanda chissà se si farà sentire. E la stagione che si prospetta per il futuro prossimo è comunque una stagione positiva. Abbiamo una primavera. Ora, il fatto che qui venga fuori un uomo anziano come età potrebbe anche volerci dire: guarda, lui non ha potuto comunicare fino ad ora e quando tu cercherai il contatto, il confronto, non potrà rispondere nell'immediato, ma immediata sarà comunque la gioia di aver ricevuto quel messaggio. Poi passerà un po' di tempo, poi si farà finalmente sentire lui appena potrà farlo, ma proprio concretamente. E questa cosa darà leggerezza a te. Vediamo meglio però. L'unica cosa che devi tenere presente è che poiché questo tipo di atteggiamento è un atteggiamento di routine, perché spesso lui non potrà rispondere, comunicare, sparirà, si farà silenzioso, devi provare a gestire la situazione senza cadere in una sorta di dipendenza affettiva o di situazione tossica, cioè non deve diventare un rinforzo e un condizionamento del genere: ok, se lui sparisce, ma io sono molto tranquilla e lo contatto io, poi comunque lui è gentile, questa cosa mi rassicura, mi risolleva, mi fa stare bene, ogni qualvolta lui si adombrerà, io farò sempre la stessa cosa perché poi l'esito è uguale, io sto bene. Cioè, devi averne consapevolezza, tu lo puoi fare tutte le volte che vuoi, ma quando ti relazioni con questo uomo devi riuscire ad avere consapevolezza anche che in un modo o in un altro, quando lui si sottrae allo scambio, non si fa
fa sentire, eccetera, eccetera, un po' ti fa soffrire. E quella sofferenza umana, perché evidentemente c'è per quanto minimo un coinvolgimento. E poiché la sofferenza è comunque una ferita del cuore, dei sentimenti, tutto ciò che allevia il dolore diventano quasi una sorta di bisogno. Ecco perché non bisogna cadere nelle situazioni di bisogno. Ora, se tu quel cuore lo guarisci comunque da te, e non accusi più il colpo dei suoi atteggiamenti perché li comprendi con la mente, li sai già prevedere, te li aspetti e non resti delusa, ecco che riesci a vivere tutta questa situazione in maniera molto più sana. Il che vuol dire che puoi resistere di più nel corso del tempo, nel frattempo non disperdi energie, ti puoi dedicare ad altro intorno a te, potrebbero presentarsi anche delle altre occasioni, però nel frattempo non è che tu devi tirar fuori dalla tua vita l'idea che possa accadere qualcosa con lui solo perché ancora non è accaduta, solo non diventa l'unico orizzonte plausibile lì dinanzi al tuo sguardo e quindi il fatto che non si dia ancora nulla non può essere una sorta di tradimento, ecco, mettiamola così, perché? Perché è una vita talmente piena che lui è solo un elemento in più. Che se dovesse andare, no, in armonia con tutto il resto della tua esistenza, apporterebbe quel famoso valore aggiunto. Ma nel frattempo il capitale, quello che tu sei, quello che tu vivi, deve rimanere saldo. Ora vediamo meglio. Quindi lui perché non si è fatto sentire? Casa e situazione clandestina, gli amanti o gli innamorati, o qui o lì. Evidentemente sì, la sua routine dell'ultimo periodo è stata ed è avere a che fare soprattutto con la situazione ufficiale. Ma come vanno le cose nella situazione ufficiale? Non partono o non ripartono, cioè questo bagatto potrebbe parlarci del tentativo di cominciare o ricominciare. Dico ricominciare nella misura in cui abbiamo la notte che precede il giorno, che però segue al giorno che è stato. È una notte che ancora non si sblocca, questa luna è alta, ancora è buio e questo bagatto stanco, provato a terra, sembra quasi imprecare verso il cielo, quasi a chiedere a questo sole di sorgere. E il problema è proprio quello del non mi crede, la donna ufficiale non mi crede. D'altronde, in questa carta e nelle considerazioni fatte, noi abbiamo la crasi, l'unione dei due aspetti, che sono ciò che un po' va a frammentare e rompere l'unità interiore di questo uomo, le sue convinzioni. Perché la sua vita attuale è divisa tra situazioni clandestine che portano il buio in una condizione, quella ufficiale, per la quale sta aspettando un sole che possa sorgere di nuovo. Ma ormai questo stesso sole, l'evidenza, ha gettato ombre sulla mia credibilità, le ombre proiettate qui a terra di questa donna che comunque è distante, che lo osserva, lo aspetta, ma sembra comunque mantenere un atteggiamento un po' di distacco. Non ti aspetto dentro casa, ti sto aspettando prima, fuori per un confronto. Ora, altra cosa importante, quando il bagatto perde la sua autorità e l'aspetto anche sacro del suo ruolo, diventa un mago. Diventa, lo sembra, no? Sembra proprio un mago che di notte sta facendo un rito sotto la luce della luna, qui a contatto con la terra, in un contesto anche un po' spettrale. Ma il mago già è un livello più basso rispetto al bagatto, ma è un livello più alto rispetto al ciarlatano. Quindi, vediamo se ci sono state anche delle discussioni o solo un clima. Così un po' pesante che non ha portato alcuna soluzione. Beh, sicuramente la soluzione non l'hanno trovata e lui sta cercando in tutti i modi di recuperare. Quindi il tornare indietro è il tentativo di recuperare. Eppure l'elemento femminile che è fuori della e dalla casa, in questa carta, cioè come se mi sentissi ospite all'interno della mia relazione ufficiale. E ovviamente andiamo anche a cercare di capire come mai, perché, quali
Qual è il fattore che fa sì che questa donna, la donna vera, la compagna, non riesca più a fidarsi? Cioè, ha scoperto qualcosa nello specifico? L'altra ha rappresentato un problema reale? Ecco qui, allora, il carro, l'immobilità, la contrarietà di questa donna, che non si può sottrarre da un percorso comune, perché oramai abbiamo iniziato a costruire, quindi andiamo insieme nella stessa direzione, però quantomeno sono contrariata. Almeno fammi vivere il periodo in cui non te ne mando una giusta. Perché però, se non lo capisci, sono delusa ancora di più. Quindi lei ha un atteggiamento di delusione, distacco, freddezza. Lui non sa come prenderla. Cioè, questo uomo, per recuperare la fiducia della donna ufficiale, che ovviamente non vuole lasciare, cioè non esiste proprio il pensiero, è pronto a fare di tutto, ma non sa dove mettere mano. Questa donna è anche piuttosto equilibrata e centrata. Non è la donna da sceneggiata, da soap opera, da spaccare i piatti in testa al proprio compagno, ma è una persona che semplicemente si chiude, si raffredda e mostra in ogni suo atteggiamento tutta la delusione che prova, e lui sembrerebbe non sopportare questo tipo di modo di fare, perché lei gli fa costantemente da specchio. Ed ecco il sole. Quindi lui in questi giorni sta facendo tutto per ristabilire l'armonia all'interno di casa, del rapporto ufficiale, per rasserenare la loro relazione, per dare a questa donna ciò che questa donna pretende e si aspetta, e l'elemento del sole è anche un po' dire, mettere in chiaro tutto. Voglio cercare di farti comprendere come stanno realmente le cose. È ovvio che il come stanno realmente le cose è la versione che lui le sta dando. Ora, mettiamola così, un po' le cose sono migliorate leggermente ed è ovvio che lui non si può muovere. Cioè, questa è una situazione di blocco e di stallo per entrambi e vuol dire anche che io non posso effettivamente vederti o comunicare. Abbiamo l'occhiale da sole che sta tirando sopra, no? A liberare gli occhi con l'elemento sole, che abbiamo detto è la situazione ufficiale rispetto a quella clandestina. Però questo è un sole molto sibillino e particolare, perché è un sole crepuscolare, quindi che va a unire il giorno con la notte, la linea di confine tra la possibilità di ripartire, al che in questi giorni quello che loro stanno vivendo e facendo li metterà realmente nella condizione di poter far ripartire con maggiore fiducia e credito la storia ufficiale? Sì, qualcosa si sblocca, l'appeso, dopo aver fatto per quel che si può chiarezza, anche se questa carta, seguita dall'eremita, ci viene a dire una cosa. Abbi pazienza, io per ora sono un sacrificato e non mi posso muovere. Riprendiamo. Causa telefonata, accade. Ho dovuto interrompere un attimo, però stavo dicendo, io non mi posso muovere, ma appena potrò ti contatto. E poiché qui a distanza non ci siamo ancora visti, la luce è una luce artificiale, contatto per fare leggermente chiarezza per quel che si può, scrivendoti e dandoti delle indicazioni, cioè mettendo nero su bianco. Vuol dire che io non ti mando il messaggio solo per dire ciao, come stai? No, guarda, non ci siamo sentiti, perdonami. Anche perché nel concetto veicolato dall'eremita, dalla carta dell'eremita, c'è anche proprio il fattore dell'isolamento, del silenzio, della distanza, ma non è ghosting, non è orbiting, non è silenzio punitivo. Anzi, volendo, è anche un atteggiamento di saggezza. Quindi andiamo a vedere una cosa. Se lui, prima di poter comunicare con te, comunque è in parte sacrificato, quindi ok, per qualche motivo devo recuperare con la mia donna ufficiale, per tanti motivi che magari non sto qui a spiegare, oppure che ti spiegherò con il tempo,
Però interiormente non è che non sono in grado di fare 2 più 2 su altre situazioni. Quindi ho pensato a quello che tu potresti provare, non provare, oppure se non ho pensato questo, perché l'eremita è più razionale, spirituale che non empatico, emotivo, e in questo caso non c'è neanche passionalità, e non vuol dire che a distanza lui abbia vissuto chissà che weekend di fuoco, assolutamente. Potrebbe aver ragionato sulle aspettative, no? Che sono un elemento un po' più razionale rispetto ai sentimenti. Magari non si è chiesto il fatto che non riesco a contattarla, forse la fa soffrire, ma non perché lui non si sia posto questa domanda, vuol dire che non lo possa comprendere se glielo fai notare tu, no? Ma potrebbe aver pensato, chissà, magari si aspetta che io la contatti e se non lo faccio. Cosa potrebbe accadere? Non so come dire, quello che voglio far passare è che potrebbe aver sì avuto il pensiero, però non per questo l'ha letta come sto facendo qualcosa per farla soffrire o magari soffre anche se io non sto facendo nulla per farla soffrire. Non l'ha letto questo dato di fatto come legato all'aspetto emotivo del vivere, eh? Ma all'aspetto razionale, cioè di persone che pensano, hanno dei pensieri, i pensieri sono una sorta di anteprima sulla realtà quando la realtà si fa concretezza. Se non ci vediamo e non ci sentiamo, chissà se ha pensato al fatto che io non l'ho contattata, cose del genere. Quindi vediamo, lui ha avuto per caso questo timore, l'ho fatta soffrire? Un pochino sì, eh. Un pochettino sì, leggermente addirittura. Un po' anche a livello emotivo, empatico, ma poco poco. In che senso poco poco? Io ho un pugnale tra le mani, potrei averla ferita, ma l'ho pensato razionalmente. Cioè è plausibile per me che questa persona che non mi vede, non mi sente, il contesto è congelato, fermo, non fluisce, l'uccellino che ha la comunicazione non comunica, non si muove, non vola. Però anche lui, dal canto suo, pur volendo recuperare o nel tentativo di recuperare la situazione ufficiale, non è che, ripeto, ha vissuto un weekend di fuoco, dei giorni di passione. No, perché comunque la carta del carro dice che lei è piuttosto contrariata e lui che cerca di guardare con gli occhi di lei si alzava gli occhiali da sole, quindi provare ad entrare nel modo di sentire, nel pensiero, nelle aspettative, nelle recriminazioni che lei potrebbe avergli fatto, ma lei non è una di grandi parole, questa non è una donna che si mette a discutere e litigare, cioè questa è la donna che aveva dato le spalle e se n'è tornata indietro, voglio dire, questa è una che lo lascia con il suo dubbio, non saprai mai quello che tu mi hai fatto, però io non ti sopporto, cioè capisci che è sceso il gelo nel nostro rapporto, capisci che sono scostante e lui dinanzi a questo atteggiamento non ha un metro per orientarsi, non ha una bussola, non ha un punto di riferimento, quindi vaga un po' nel buio, brancola nel buio. Quindi sì, un pochettino se l'è posto questo pensiero e questa preoccupazione alla quale però non ha potuto far seguire gesto. Andiamo a vedere, questa carta non ci interessa, se invece poiché è stato ed è pensieroso e ragiona molto in questi giorni e in questo momento, se l'idea nei confronti dell'altra è di chiudere, liberarsene, se l'altra gli porta preoccupazione, timori, paure, angosce, ricatti, quindi per dirla in parole povere, non mi sono fatto sentire, non potevo e non posso, appena potrò ti scriverò. Ti darò anche qualche informazione per farti capire che cosa è successo. Non lo faccio perché mi sento in colpa emotivamente, perché non potevo proprio farlo. E da persone intelligenti e razionali sono certo che tu vorrai capirmi. E poi, ovviamente, potrebbe anche accadere che magari vi metterete d'accordo o vi mettiate d'accordo per uscire e fare qualcosa. Anche perché l'appeso che si rimette in piedi e che viene slegato, sbendato, è nella posizione per andare avanti, per camminare, quindi per dare un seguito a qualcosa che per un po' è stato bloccato e fermo, anche il pensiero magari di vedersi, perché l'appeso a testa in giù, legato, non può proprio muoversi. In quella posizione già mi posso iniziare a muovere. Ora, l'altra,
Guarda l'altra che osserva, che lo spia. No, questa è comunque pesantissima nei suoi confronti. Guarda qua. Allora, l'altra, agitata, preoccupata, angosciata, spaventata di perderlo, non ha fatto nulla solo perché per quel poco che può spiare, lei lo può spiare, sa che lui sta fermo inchiodato a casa. L'altra, quando la donna ufficiale lo cazzia, gli crea problema, è felice perché, temendo di non essere più l'amante sulla punta, no, della piramide, la prima delle tante, perché lei pensa questo, e a lei non importa il fatto di essere l'ultima rispetto alla donna ufficiale, cioè c'è una donna ufficiale. Come se lei la donna ufficiale non la considerasse proprio, no? E quindi pensasse di sé, se lui ha me, lui in realtà non vuole più lei, però in realtà lui sta con lei, non sta con l'amante, non sta con l'altra. L'altra si è stata vagamente buona, anche se sta sempre lì sul pezzo, e indirettamente lui ce l'ha col fiato sul collo. Si è rassicurata e ripeto, a lei fa piacere quando ci sono discussioni dentro casa perché la donna ufficiale lo costringe a non potersi muovere. Se lui no, non aveva non, e non avrà idea a breve di provare a vederla e frequentarla, è un sadico piacere, no? Sottile, però un po' sadico il sapere che tanto non te puoi divertire con nessuna o con me o con nessuna, allora meglio così. Vanità, superficialità. È profondamente comunque turbata lei, non è una persona né serena assolutamente. E poi questa situazione è un alibi per lei, ma alla lunga lei non ce l'ha accanto e lui non l'ha cercata proprio, non se l'è filata di pezza. Quindi psicologicamente, mentalmente, razionalmente, lei come va a mettere una pezza lì dove lui non la mette, al vuoto e alla mancanza della non presenza? Lui non ha comunicato con lei, cioè su questo stai tranquilla. Si racconta la balla, meglio così. Innanzitutto, se non si fa sentire con me, non si fa sentire con nessuna. E poi, se la moglie ce l'ha lì, legato, inchiodato a casa, mi fa pure un piacere perché lui non può fare nulla che io non possa sapere. Invece, le cose che fa a casa, direttamente o indirettamente, io le posso anche un po' spiare. Comunque, lei sta lì in attesa. Però, che cosa c'è? Io penso una cosa. Io penso che la donna che può avere un sentimento nei suoi confronti è molto più probabile che sia tu che non lei. E io penso che appena lui potrà muoversi, si fa sentire da te e non da lei. E se si deve far sentire pure da lei, si farà sentire prima da te e poi da lei. Però in questo momento può darsi che passeranno ancora dei giorni, o magari passa anche un'altra settimana. La sua situazione attuale è cercare di mantenere un contesto pacifico a casa, ma più che altro capire perché la donna ufficiale ancora non lo perdona. Cioè, rispetto al passato, è come se la freddezza e la chiusura di questa donna stesse durando troppo, più del solito, e per lui questa cosa è difficile da gestire perché non comprendendola ed essendo razionale non sa dove mettere mano. Aspetto riscontro, un bacio.